20-25 minuti di allenamento al sacco a casa, che puoi fare a casa per migliorare l'utilizzo dei tuoi calci frontali. Ciao, io sono Claudio e dato che l'altro giorno, nel penultimo video che abbiamo realizzato, ho parlato di come eseguire il calcio frontale con la gamba davanti, oggi ti voglio dare un allenamento pratico per allenare questa tipologia di colpo. Prima di iniziare con l'allenamento vero e proprio, però fai un attimo attenzione, perché domani alla stessa ora di uscita di questo video ne uscirà un altro dove ti racconterò le peggiori cazzate che vengono raccontate sul conto della Muay Thai. Mi raccomando, prima di iniziare a guardare il video vai subito sotto nei commenti e fammi sapere se hai provato a lavorare il tuo calcio frontale, ok? E anzi, scrivimi che difficoltà hai trovato, oppure se ti sei trovato bene con i consigli che ti ho dato. Per me è molto importante il tuo feedback e mi aiuta a capire se sto facendo un buon lavoro qua su YouTube, ok? Va bene, che dire? Sigla! Allora, l'allenamento di oggi sarà strutturato in 6 round. 5 round di lavoro barra studio, l'ultimo round dedicato allo scarico, al potenziamento fisico tramite l'utilizzo di questo colpo, ok? Per quanto riguarda i primi 5 round, ti mostro due differenti vie per farli. La prima via è sicuramente quella di utilizzare i classici 3 minuti da round, quindi tu dei 3 minuti fai quel lavoro. L'altra via è quella del metodo Tabata. Che cos'è il metodo Tabata? È una struttura di allenamento che a me piace tantissimo utilizzare. In che cosa consiste? Consiste in 20 secondi di lavoro più 10 secondi di recupero, ripetuti per 8 volte. Ecco, il round è suddiviso in questo modo. Sono 4 minuti di lavoro dove nei 20 secondi di lavoro fai il lavoro che ti darò qui in questo workout. Ok, ad esempio il primo round sarà jab, calcio frontale. Tu nei 20 secondi di lavoro farai solo jab, calcio frontale. Cosa farai nei 10 secondi di recupero? Io ti consiglio di fare un recupero attivo dove stai in posizione di guardia davanti al sacco. Questo è un ottimo lavoro per alternare le fasi di attacco alle fasi di stallo del match o alle fasi di difesa. Ok? Ok, se tutto è chiaro, vado a spiegarti round per round come lavorare. Ok, come lavoriamo il primo round? In questo primo round non facciamo nient'altro che studiare jab, calcio frontale. Solo un lavoro di studio, ci mettiamo davanti al sacco, jab, tip, tip, jab, jab. Solo questo tipo di lavoro, lo portiamo come vogliamo, però lavoriamo solo questo per tutto il round, ok? Quindi jab, tip, è ottimo per imparare le aperture di questo lavoro. O anche le difese, perché se l'avversario ci viene addosso, noi lo pungiamo con i tip e con i jab, con i tip e con i jab. Se non l'hai fatto ti consiglio di andare a vedere il video dedicato all'utilizzo del sacco, perché lavorare il sacco non è una cosa facile e con quel video ti do dei consigli molto utili. Secondo round facciamo l'apertura di tip e poi una combo di mano che vogliamo. A caso la scegli tu, non te la do io, ok? Quindi il lavoro è tip e poi lavoro con le mani. La combo che voglio potrebbe essere tip, scendo, 1-2, semplice semplice. Ecco qua, tip, 1-2. Mi raccomando, col tip decidi tu se, come ti spiegavo l'altro giorno, è il caso di attaccare, quindi faccio il passo, alzo, tiro, quindi tiro, o aspettarlo, quindi siamo qua e aspetto, quindi scendo, tiro, attacco. Variate queste cose, quindi passo, tip e attacco, oppure siamo qua, scendo, tip e attacco. Le combo di mano che volete fate dopo il tip, ok? Quindi apertura di tip, combo di mano. Terzo round, il discorso sarà praticamente lo stesso, quindi facciamo un tip per aprire, solo che la combo questa volta non è più solo di mano, ma è una combo completa, quindi voglio la chiusura di gamba, ok? Quindi tip, diretto, gancio, low kick, esempio, andiamo qua, tip, jab, jab, ginocchio, scendi, hop, siamo qua, tip, diretto, gancio, contro, ginocchio,
dip, contatto diretto, gomito, calcio, ok? L'importante è che lavoriamo tutte le misure della Muay Thai in questo terzo round. Quarto round, bello, bello, mi piace. Apriamo, terzo, quarto round, non lo so, fammi ragionare. Quarto round, lavoriamo con combo che voglio, ma chiudo con il calcio frontale. Calma, ve la spiego passo passo. Ad esempio, siamo qua, jab diretto, gancio, low kick, scendo, kick. Mi interessa la chiusura, siamo qua, contante, gancio, ginocchio, scendo, tip. Ok? Diretto, gancio, contante, calcio, tip. Abbiate pazienza, raga. Dopo l'ultimo colpo, prendetevi un secondo per impostarvi bene. Cioè, non fate il colpo e cercate di andare a chiudere per forza. No, fate il vostro colpo, scendete, vi posizionate e decidete se sparare avanzando oppure appoggiando il piede dietro, ok? Quinto round, come lo facciamo? Il quinto round facciamo l'apertura di tip, la combo che vogliamo e la chiusura di tip, quindi mettiamo insieme tutti i pezzi. Quindi apriamo col frontale, tum, facciamo la combo che vogliamo, abbiate pazienza, andate al sacco, e poi chiudiamo col tip. Ok, semplice, semplice, quindi apriamo, combo che ci va, chiudiamo. È un lavoro bellissimo questo, perché ti dà sia l'apertura che la chiusura. Lavoratelo, mi raccomando. Cose da guardare sui tip, come vi dicevo prima, ragazzi, la cosa che mi interessa di più, oltre ai passaggi che abbiamo visto l'altro giorno nel video precedente, è proprio quella del valutare se avanzare, quindi faccio il passo e sparo, perché magari il sacco è là, quindi il sacco è là, passo, sparo, oppure se aspettare che il sacco arrivi e scendere. Guardate il mio tallone dietro, scendo, sparo. Quindi o avanzo, sparo, oppure scendo, sparo, a seconda della distanza. Round di scarico, o meglio sesto round, come lo facciamo? È un round dove andiamo a lavorare fisicamente e tatticamente e tecnicamente questo colpo. Come sarà composto? Sarà composto da 30 tip fatti in questa maniera, per gamba, ok? Quindi mi metto dritto sulla gamba, posizione di guardia e sparo, senza scendere. Perché ti faccio fare questo esercizio? Te lo faccio fare per l'equilibrio, perché così impari a capire come deve stare il peso del tuo corpo. Ok? Quindi con una gamba e con l'altra. Secondo esercizio, sono 30 calci tip in questa maniera, tip, scendo, tip, scendo, tip, scendo, tip. Questo mi serve perché devi richiamare sempre il colpo ogni volta, ok? Sempre devi richiamarlo. Ultimo esercizio, spari, ovviamente per gamba, ultimo esercizio, spari 20 tip forti per gamba, quindi ti posizioni con tutta la calma del mondo, tac, spari, guardia, spari e ti torno. Ok? Ok, spero che questo video ti sia piaciuto, che ti sia stato utile insieme all'altro che abbiamo fatto l'altro giorno. E non mi resta che chiederti una cosa, di andare sotto nei commenti a scrivere se i calci frontali, la metodologia che ti ho insegnato per portare il calcio frontale ti è stata utile, se l'hai provata e se l'hai messa in pratica. Se non l'hai provata, scrivilo lo stesso, che mi fa piacere aprire un confronto e chiacchierare con te qua sotto nei commenti. Il tuo feedback per me è sempre importantissimo. Ok, va bene, ci vediamo domani con un video dedicato alle peggiori cazzate che si dicono sul conto della Muay Thai. Ciao! Thank you.
very much.